Mattia Rosso, missione compiuta anche stasera, doveva essere vittoria, vittoria è stata, la sensazione poi che la squadra sia cresciuta un po' alla distanza, come valuti la prestazione di oggi? Sì, come hai detto tu, prima di tutto oggi erano importanti i 3 punti perché la domenica scorsa e oggi erano 2 turni a noi favorevoli in casa contro 2 squadre comunque di bassa classifica. Quindi assolutamente dovevamo fare 6 punti per risollevarci un po' in classifica, questo l'abbiamo fatto, quindi primo obiettivo. L'obiettivo del gioco credo che ancora non abbiamo raggiunto il nostro top, ci manca ancora un pochettino, però ripeto, tra domenica scorsa e oggi abbiamo messo qualche piccolo mattoncino, più che altro abbiamo fatto tanti minuti in campo, tante situazioni che proviamo in allenamento, quindi bene direi. Come sta crescendo l'intesa tra voi in campo? Quando pensi che questa squadra potrà essere veramente al top? Abbiamo detto 1000 volte che il momento della verità non è questo, ma arriverà più avanti. Quando prevedi che questa squadra potrà essere veramente la Monini-Marconi che tutti ci aspettiamo? Guarda, chiaramente il momento migliore per essere in forma sarà a fine campionato, nella speranza di essere ai playoff. Però per arrivare in forma in quel momento là c'è bisogno di tutto un percorso che cominciato da ottobre, cominciato tutte le partite che abbiamo fatto finora. Oggi era già un mattoncino, un pezzettino di quel percorso. Credo che la nostra squadra inizierà a esprimersi bene, insomma, nel giro di qualche settimana. Alla fine siamo a tutti gli effettivi completi da poche settimane insieme e quindi abbiamo perso un po' di terreno per strada, però crescendo, prendendo un po' di consapevolezza, credo che arriveremo, insomma, a toccare la forma quanto prima. Grazie mille Mattia Rosso. Grazie e complimenti. Grazie, ciao.